Ciao a tutti, oggi parliamo di lettori di SD. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciarmi un messaggio, mettere un like a questo video che è molto 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 importante, dare un'occhiata anche ai link che trovate sotto in descrizione, tra cui i link Telegram di offerte su Amazon, i miei link di Instagram, lasciatemi un cuore, insomma, seguitemi, un commento, mi fa sempre molto molto piacere. Qualcuno potrà dire, ma è proprio necessario parlare di lettori di SD? Veramente dobbiamo parlare di lettori di SD? Sì, beh, ieri abbiamo parlato, ho fatto quattro chiacchiere sulle memorie SD, oggi invece parliamo dei lettori di SD. Sì, perché se uno pensa, ma se un lettore vale l'altro, beh, non è proprio così. Mettiamolo in questi termini: se andiamo fuori a fare 10 foto, 20 foto, 30 foto, arriviamo a casa o dove abbiamo il nostro computer, dove scarichiamo insomma le nostre foto, attacchiamo direttamente la SD al nostro lettore, non avremo sicuramente grossi problemi, ci mancherebbe. Quando invece lavoriamo con un grosso quantitativo di foto, quindi qualche centinaio, se non anche qualche migliaio di foto, magari le prestazioni, le performance cominciano a incidere un pochino. Quindi, vabbè, non è che questo video è rivolto necessariamente a chi fa della fotografia una professione, quindi macina parecchie foto, ma anche chi, tutto sommato, magari anche solo facendo, voglio dire, fotografie al compleanno del nipotino, al compleanno del figlio, fa un sacco di foto e poi le deve effettivamente scaricare sul computer. Allora, molti computer sono dotati di un lettore SD integrato, che funziona bene o male bene, non ha mai avuto dato grossi problemi. Ci sono però alcuni lettori che hanno delle performance un po' più elevate rispetto ai lettori integrati. Cosa significa? Che magari, e vi assicuro cambia parecchio, magari per scaricare un tot numero di foto si passa dall'attendere magari 20 minuti, 10 minuti, 20 minuti, ad attendere magari uno o due. Sì, perché non tutti i lettori sono uguali, molti lettori costano anche di più, ma offrono delle caratteristiche diverse. Su Amazon, ma anche online, su eBay, su qualsiasi altro negozio online, se ne trovano veramente di tutti i tipi. Non posso stare qui a fare, come dire, una critica a tutti quelli che i lettori che ci sono online, perché sono veramente tantissimi. Non posso nemmeno stare a criticare quelli che tutto sommato non funzionano poi troppo bene. Io ne ho provati diversi e vi posso garantire che alcuni lettori che ti offrono praticamente l'integrazione con un hub USB piuttosto che altre caratteristiche e costano pochi euro, diciamo che cambia abbastanza, si vede che comunque sono lettori scadenti. Com'è che ho scoperto questa cosa? Proprio perché avevo uno di questi lettori, un hub lettore USB, B, micro USB, compact flash, faceva tutto, l'avevo pagato molto poco, esteticamente era molto molto piacevole. E casualmente ho attaccato un altro lettore che avevo e mi sono accorto che il lettore che avevo, che era pure vecchio, era più performante in lettura rispetto a questo multifunzione molto molto carino. E quindi mi sono interessato e effettivamente ho cercato anche online, basta fare una ricerca su Google, migliori lettori di memoria, migliori lettori SD, e saltano fuori mille informazioni diverse. Fermo restando che i lettori sicuramente non più performanti, ma quelli forse più affidabili, sono quelli direttamente delle case madri. Parliamo dei lettori, per esempio, della Lexar, che offrono a volte soltanto la lettura SD, a volte soltanto la lettura compact flash SD, a volte qualcosa in più. Sono lettori anche abbastanza costosi e offrono delle ottime performance. Questo non vuol dire però che ci siano altri lettori che non ne offrano altrettanto di buone, di performance. Idem per i lettori SD, c'è un lettore SD di SanDisk che legge soltanto le memorie, appunto, SD, nient'altro, e che costa quasi come tre lettori di quelli economici. Un motivo ovviamente ci sarà.
ma parliamo ovviamente delle mie esperienze personali e sono qui anche per dare giustamente qualche consiglio, perché di lettori ne ho provati veramente diversi. Prima di arrivare al mio lettore, quello che uso di più per trasferire tutte le foto, ve ne faccio vedere alcuni. Alcuni ce li ho qua perché posso, come dire, posso staccarli e tenerli qui, altri sono posizionati altrove, altri ce l'ho anche a casa, quindi non sto a dilungarmi più di tanto. Allora, vi posso per esempio confermare che il lettore attualmente con un rapporto qualità-prezzo non è facile dirsi, perché comunque il prezzo è abbastanza oscillante e soprattutto su Amazon prima costa poco, poi costa tanto, poi costa poco, ma è sicuramente il lettore tra i più performanti che ci sono online, quindi è uno di quelli che, se mi chiedeste qual è un lettore di schede di memoria oltre che di SD da acquistare, sicuramente è questo, il Transcend. Nello specifico il TSRD F9K è un lettore 3.1, quindi infatti alla porta 3.1, legge tranquillamente le memory stick, memory stick Pro Duo, Compact Flash, Secure Digital e micro SD, praticamente tutte quelle che ci sono in giro, tutte le memorie che oggi sono in commercio. Ulteriore nota, legge tranquillamente le UHS-2, è anche indicato qua. Interessante, perché significa che le UHS-2, sappiamo, se avete visto il video di ieri vi consiglio di andare a vederlo, le UHS-2 sono quelle ad altissima performance, che arrivano veramente a velocità elevatissime, sono quelle anche che hanno una piedinatura diversa rispetto alle SD normali, alle UHS-1, e costano anche sensibilmente di più. Se ne avete di queste, sicuramente è un peccato non poter sfruttare la velocità di lettura con un lettore del genere. È molto molto bello questo lettore, devo dire che costa poco, non è assolutamente ingombrante, ma le performance sono tra le più elevate che si possano trovare. Non faccio dei test sulla velocità, perché comunque se ne trovano tanti e dovrei comunque mettere a confronto anche prodotti che poi effettivamente magari non ho tutti i lettori possibili immaginabili che ci sono, quindi preferisco dare dei consigli così più a voce, senza scendere poi nel merito tecnico, ma questo sicuramente è uno dei lettori più veloci che si possano trovare in commercio, al pari tranquillamente, se non di più, dei lettori precedentemente citati, cioè quelli originali, per esempio appunto Lexar o SanDisk. Un altro lettore molto molto interessante che ho avuto modo di acquistare, ma le performance effettivamente non sono paragonabili a quelle del Transcend, è questo Zedela. Non chiedetemi che marca è, ma è assolutamente questo Zedela. Questo lettore qui che particolarità ha? Allora, intanto anche questo è un 3.1 sicuramente, non è un Transcend sappiamo che costruisce memorie da tempo in memore, e quindi anche le caratteristiche dei suoi hardware, dei suoi prodotti sono veramente di ottimo livello, mentre questi prodotti, diciamo, un po' più economici, un po' più anonimi, non offrono ovviamente le stesse caratteristiche di performance di prodotti come questo. Però la caratteristica maggiore di questo Zedela, di questo lettore USB 3.0, è che ha un doppio slot, SD. Cioè voi infilate dentro tranquillamente due schede in un solo lettore per leggere contemporaneamente appunto due schede SD e trasferire. Allora, a riguardo c'è da dire una cosa. Ad esempio, qualcuno potrà dire sì, ok, ma quando io importo in Lightroom posso importare, o in altri software, posso importare soltanto una scheda per volta. Quindi cosa mi cambia avere un lettore a doppia scheda se poi comunque devo fare una per volta? È vero, però c'è anche da dire un'altra cosa. Ad esempio, nel mio workflow io non importo direttamente la scheda SD. Perché? Perché è una perdita di tempo. O meglio, nel momento in cui io devo importare tante foto, faccio prima trasferire tutte le memorie
contemporaneamente, quindi con il mio Mac, facendo copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla per tutte le schede che ci sono, direttamente all'interno dell'hard disk, e poi una volta che ho una cartella di un hard disk, importo direttamente dalla cartella dell'hard disk i file e le foto. Faccio un ulteriore passaggio, però cosa succede? Che per quei 10 minuti, 5 minuti, 20 minuti, io posso fare tranquillamente altro mentre il computer trasferisce in massa senza dovermi ricordare di dover cambiare le schede e infilare dentro una dietro l'altra. È un modo comunque di fare le foto, soprattutto di importare le foto, soprattutto con grossi numeri. Ripeto, se si parla di numeri più piccoli, il discorso è completamente diverso. E quindi questo è sicuramente un buon compromesso perché appunto deve acquisire da due schede contemporaneamente. Un altro lettore per poter leggere due schede contemporaneamente, in questo caso soltanto due schede SD, è questo StarTech che vedete qui in immagine, non ce l'ho sotto mano in questo momento, questo StarTech lettore USB con cavetto corto, molto corto, direttamente integrato USB-C, quindi non avete bisogno di cavetti esterni o altre cose, è molto fine, legge le memorie appunto le SD, anche le UHS-2, con delle performance veramente di altissimissimo livello. StarTech io non l'ho ancora bene inquadrata come azienda e chiedo a qualcuno che mi conosce se sa qualcosa di più di questa azienda, perché se voi andate a vedere anche il sito, produce un sacco di hardware, ha delle cifre anche molto molto elevate, ma veramente molto elevate. Questo lettore, per esempio, io l'ho acquistato tramite Amazon Warehouse, cioè praticamente gli usati di Amazon, che per inciso spesso e volentieri sono praticamente materiale nuovo, magari con confezione danneggiato, con dei minimi segni, ma vi assicuro delle cose praticamente come il nuovo. L'ho acquistato su Amazon Warehouse a un terzo del prezzo, per farvi capire che comunque i prezzi di questa StarTech sono veramente elevatissimi. Qualitativamente, ad esempio, questo lettore è fatto abbastanza bene, è tutto in plastica, non è in alluminio, non è in materiali un po' più pregiati, ha un cavetto comunque molto fatto, veramente molto bene integrato, le performance, ripeto, non si discute perché sono assolutamente di altissimissimo livello, quanto almeno il Transcend, però appunto è solo SD, però effettivamente costa parecchio di più. E sempre della StarTech invece c'è un altro lettore che adesso vi faccio vedere esattamente qui, che è quello che utilizzo direttamente io. È un lettore, anche questo abbastanza costoso, parecchio costoso, comunque ho acquistato anche qui su Amazon Warehouse a prezzo molto contenuto, che offre la lettura non una, non di due, non di tre, ma di ben 4 memorie SD. È alimentato esternamente con un alimentatore, ovviamente. C'è la necessità di attaccarlo con un cavo USB-C. Le prestazioni sono veramente mega galattiche. In funzione di quello che ho detto prima, cioè del fatto di trasferire tutti i file contemporaneamente, mi risulta veramente ultra stra comodo. Perché? Perché magari torniamo a casa, non abbiamo una scheda, non ne abbiamo due, non ne abbiamo tre, ma magari abbiamo 4 schede SD da cui trasferire tutti i dati, e in questo caso abbiamo 4 slot liberi per poter tranquillamente trasferire a massima velocità, e vi assicuro che le performance sono eccezionali, direttamente tutto su computer. Prezzo abbastanza elevato, però devo dire molto molto soddisfatto dell'acquisto, perché veramente taglia via parecchio parecchio tempo. È vero, qualcuno potrà dire ok, mi acquisto tranquillamente, mi compro una USB e ci attacco 4 lettori di SD e forse risparmio. Sì, per amor del cielo, è vero. Io onestamente di questi accrocchi con 1000 connessioni mi sono un pochino stancato, quindi preferisco le cose compatte e molto più semplici anche da gestire, oltre che ovviamente direttamente da vedere.
E se 4 slot non ci bastassero, ecco sempre qui, questo è un lettore sempre della StarTech, 6 slot SD, non l'ho provato, sinceramente non ce l'ho, non ho avuto modo neanche di provarlo, 6 slot SD Thunderbolt, quindi prezzo veramente elevatissimo, quindi uno dei lettori SD più cari che abbia mai visto, però probabilmente ovviamente dalle performance adeguate, voglio dire, con Thunderbolt 3 e 6 slot significa veramente trasferire tutto, ovviamente compatibilmente con le memorie che abbiamo a disposizione che offrono in lettura una certa velocità. Avremo delle, come dire, trasferimento delle nostre foto, dei nostri video ad una velocità veramente pazzesca. StarTech lo garantisce effettivamente come uno dei lettori più veloci in assoluto, ma ci mancherebbe, appunto, avendo la Thunderbolt 3. Non mi dilungo ulteriormente perché comunque di lettori SD ce ne sono veramente tantissimi altri, e con cavi integrati piuttosto che altro. L'unico consiglio che vi posso dare, al di là di quelli che vi ho dato appunto adesso provati anche sulla mia pelle, è di non stare a lesinare effettivamente troppo sul lettore SD, perché effettivamente un lettore SD economico di bassa qualità probabilmente offre anche delle performance abbastanza basse, quindi un lettore da 14-15 euro probabilmente non è il massimo della vita, magari spendiamone 20, 25 se non 30 e prendiamone uno un po' più buono, mettiamola così, appunto, come ad esempio questo Transcend, che se non sbaglio costa intorno a quella cifra. Se ovviamente abbiamo bisogno di altri livelli di prestazioni di trasferimento, ecco che appunto questi qui della StarTech possono fare effettivamente la differenza, però è ovvio che sono soltanto come dire, questioni personali e parliamo di velocità di trasferimento, niente che non possa essere fatto naturalmente con un lettore integrato di un computer, ci mancherebbe. Quindi qui stiamo, come dire, andando a cercare delle finezze, dei modi per ottimizzare il nostro flusso di lavoro. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciarmi un commento, un like, dirmi cosa ne pensate. Se avete anche dei consigli su alcuni lettori che avete provato, ovviamente non mi riferisco a lettori per cui questo mi va benissimo, è ovvio che funzionano benissimo i lettori, però effettivamente provato e confrontato con altri lettori SD per cui si è, come dire, riscontrato una certa differenza di performance. Come sempre mi invito anche a dare un'occhiata ai link che trovate sotto in descrizione, ivi compresi i link appunto di Amazon, di offerte. Date un'occhiata anche ai miei canali Instagram, lasciatemi un like, un follow, un cuoricino, insomma un commento, quello che volete. Ovviamente di tutto quello di cui abbiamo parlato oggi troverete sotto i link in descrizione, ma noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!